fulmi nella mia vita, è stato un incontro fondamentale e soprattutto è stato un maestro di come cercare attraverso il cinema non soltanto di confezionare un prodotto, ma proprio di cercare uno sguardo sul mondo. E hanno davvero molto in comune la regista di Lazzaro Felice e delle Meraviglie d'Ermanno Olmi. I premi ricevuti a Cannes, il racconto del mondo contadino e della sua poesia, il Festival del Cinema di Spello dedicato ai mestieri del cinema ricorda in questi giorni il grande regista scomparso ma il cui cinema resta. Con una mostra dedicata a bozzetti anche inediti dei suoi film, la proiezione di una selezione di pellicole ma anche testimonianze, come l'ultima intervista che ha voluto rilasciare proprio a TV 2000. Quindi l'uomo ha il pensiero a disposizione e solo profana fa del male a se stesso oltre che agli altri. Ho finito di fare le mie prediche. Negli incontri che hai avuto con lui, che cosa che non dimenticherai? Ricordo la gioia. Ricordo il suo essere, la sua accoglienza, questa sua leggerezza anche di fronte in realtà a tante difficoltà. Magari dall'alto ci guarda, no? In questa serata. Sicuramente ci è sempre vicino, quello lo sentiamo molto. Anche lei, signora? A me manca proprio fisicamente, lo sento vicino, manca tanto. Manca proprio la voce, il sentirlo, i suoi... tanto. Ho avuto tanti problemi con la salute, che ha sempre reagito benissimo, con una forza incredibile. Però io ero la prima assistente di Ermanno, nel vero senso, quella assistente. Ha fatto questa scelta, tra l'altro lei è una signora sempre bellissima, noi ce la ricordiamo nel posto, lo sa? È uguale! Sai che è passato mezzo secolo, più di mezzo secolo.